Milano capofila di un progetto importante, questo patto per l'integrità. Quanti altri seguono questo esempio? Allora, il Comune di Milano è il primo in Europa ad utilizzare i patti di integrità, lo è stato dal 2002. Tutti gli appalti del Comune di Milano utilizzano il patto di integrità, sia di lavori che di forniture, quindi anche gli appalti di polizia. Credo che in Italia sia solo un paio di comuni che seguono, ma essendo previsto nel Piano Nazionale Anticorruzione come uno degli strumenti per migliorare gli appalti, penso che verremo seguiti da molti. Visto che sono passati 12 anni e solo due comuni forse l'hanno seguito, speriamo che aumentino. Parliamo appunto del settore dei servizi e della pulizia. Che risultati ci sono stati in questo ambito con l'introduzione del patto? Beh, lei deve pensare che oggi come oggi anche i grandi comuni si servono di Consip, quindi gli appalti di pulizia sono assolutamente limitati nei comuni. Quando Consip non aveva ancora preso parte a così tanti campi emergenti, aveva dato esiti di controlli notevoli. Comunque tutti gli aggiudicatari del Comune di Milano sono controllati in tutti gli elementi, proprio per garantire quella sana imprenditoria che invece ha diritto di concorrere a parità di condizioni. Cosa le pare questo evento, secondo appuntamento che parla appunto di pulizia e del mondo dei servizi integrati, rispetto alla qualità della vita, alla qualità della città? Guardi, sono rimasta particolarmente colpita dalla capacità di interazione in argomenti così complessi. In realtà ho sempre pensato che fosse un ambito un po' di elite, come la vela, no? Un gergo un po' da pochi. Invece sono rimasta favorevolmente colpita e quindi questo determina una qualità degli imprenditori, perché la conoscenza dei mondi un po' di elite fa sì che anche chi ci partecipa diventa prestigioso se conosce l'ambito in cui si muove.